La cronaca di oggi è puntata sulla tragica scomparsa sulla morte di Desirée, la ragazza di 16 anni, stuprata e uccisa, in un'atmosfera veramente di orrore. Bene. Questo è avvenuto in un quartiere di Roma e i solerti e bravi cronisti di Latina Oggi, che è un giornale locale web, come dire, stanno seguendo con grande attenzione gli avvenimenti. E in mattinata si sono avuti degli sviluppi. Ce ne riferisce il collega Gabriele Mancini, che ha seguito da vicino, come dire, quelle che sono state le operazioni. Allora, Gabriele, quali sono le ultime notizie? Buon pomeriggio, direttore. Le ultime notizie sono arrivate all'alba di questa mattina. Lo sviluppo c'è stato quando la Polizia di Stato del commissariato di San Lorenzo in Roma, di concerto con la squadra mobile, ha tratto in arresto due cittadini irregolari di origine africana di nazionalità senegalesi. Si tratta di Mamadou Gara, di 26 anni, e Brian Minte, di 43. Entrambi sono ritenuti responsabili in concorso con altre persone che erano ancora in quel momento in via di identificazione di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti ed omicidio volontario. Secondo le indagini, che hanno avuto un'accelerata nelle ultime 48 ore, la ragazza sarebbe stata drogata e poi violentata quando era già incosciente, all'interno di quel palazzo in via dei Lucani, proprio nel quartiere di San Lorenzo. La squadra mobile, come ho detto, ha proseguito le indagini anche nella mattinata, dove c'è stata poi una seconda svolta con un terzo fermo confermato dal capo della mobile. Il terzo fermo è arrivato intorno all'ora di pranzo, come ho appena detto, confermato anche dal capo della squadra mobile Luigi Isilipo. Si tratta di un quarantenne di origini nigeriane che adesso non c'è stata ancora data l'ufficialità del nome. Vediamo un attimo se adesso ci sono qualche aggiornamento proprio in tempo reale. Sì, eccolo qua. Il nome del nigeriano fermato è Chima Alinno, di 46 anni, non 40 come era stato detto intorno all'ora di pranzo un paio di ore fa. Insomma, c'è questo risvolto atroce su questa storia già che era di per sé tragica, sin dalle prime ore, come era emerso già dalle difficoltà dei soccorsi ad entrare in quel palazzo occupato, che hanno dovuto aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco per riuscire ad entrare e bypassare quel cancello. E poi, con il passare delle ore, le notizie che si sono andate ad aggiungersi a quelle iniziali hanno reso ancora di più amara una storia dai contorni ancora tutta da ricostruire. A Cisterna bisogna dire che c'è stato l'assalto dei media nazionali, quindi la famiglia, già accolta nel dolore, si è trincerata dietro un silenzio, perché proprio per un destino beffardo che ha colpito Desirée, che veramente ha scosso l'intera anche comunità, già segnata 6 mesi fa da un'altra tragedia, che è stata la strage di Colina dei Pini, dove hanno perso la vita due bambine di 8 e 12 anni per mano del padre suicida, che dopo, come appena detto, si è suicidato intorno all'ora di pranzo, quando alla mattina aveva teso un agguato alla moglie Antonietta, Senti l'unica una superstite cosa, di questa famiglia. Gabriele, proprio in sintesi, la tragedia di Desirée, come dire, ha implicato anche la politica per certi versi. Ci sono stati applausi e fischi a Salvini, che ieri si è recato nel quartiere. Come dire, c'è stata una polemica tra la Raggi, sindaco di Roma, e l'M5 Stelle. Ma questo lo mettiamo da parte. Io da te, in breve, voglio sapere qual è l'atmosfera, ecco, che si respira
nel quartiere dopo questo tragico evento? Allora, ci sono due atmosfere da registrare: una, quella del quartiere, all'interno del quartiere di San Lorenzo, dove è successo l'episodio, e quella poi della stessa comunità del comune di Città Nerina, cioè del paese di origine di questa ragazza, che poi sono umori quasi uguali, però per certi versi ognuno pensa al suo dolore, perché il quartiere di San Lorenzo c'è un misto di rabbia e incredulità, e molta gente però parla di una tragedia annunciata, perché quella di la storia di quel palazzo occupata non è figlia di oggi o di ieri, bensì di almeno 10 anni. Cioè, questa è una storia che il vicinato di Via dei Lucani, cioè proprio i residenti di Via dei Lucani, hanno segnalato più volte alle autorità competenti, ai comitati di quartiere, cercando di dare un freno a questa situazione. Quindi la triste fine di Desiree ha finito per accendere quella miccia che in realtà era già bruciava già da tempo, insomma, da anni. Mentre a Cisterna c'è quel senso di incredulità e rabbia, perché non è difficile giustificare la morte di una sedicenne, di una compaesana sedicenne. Quindi se la città si sta interrogando sui perché una ragazza di 16 anni si trova a Roma, proprio perché forse Cisterna non offre quelle opportunità agli adolescenti per poter rimanere a Cisterna ed essere impegnati sul territorio di Cisterna. Bene, grazie per questa corrispondenza e buon lavoro a voi tutti, perché, come dire, il caso è scottante, di palpitante attualità, e voi, come dire, avete un certo senso l'occhio puntato su Cisterna di Latina, dove viveva la sventurata Desiree. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona serata.